Vediamo un attimino un po' di cose, vediamo un attimino che cosa ti sta per accadere. Salutiamo anche Tug e vediamo cosa ti sta per accadere, cosa ti sta per accadere. Quindi concentrati su un'area della tua vita, un'area della vita che ti interessa, un'area della vita che ti piace e vediamo cosa ti sta per accadere. Quello che devi fare è poi scegliere. Ho il Buddha, prima stesa, ho la piramide, seconda stesa, ho la stele, terza stesa. Quindi abbiamo il Buddha, prima chance, la piramide o la stele. Concentrati su un'area della tua vita. I tarocchi parlano sempre per metafora, quindi concentrati su un'area della tua vita. Allora, partiamo quindi dalla prima stesa che è la stesa del Buddha e vediamo cosa ti sta per accadere. Pensa a un'area della tua vita e partiamo ovviamente con gli arcani maggiori dei tarocchi per inquadrare. Sei tu che dovrai scegliere un'area della tua vita, nel frattempo metti un like, condividi il video con i tuoi amici, un like non costa niente e fa girare il video. Se vuoi ovviamente fare una donazione al canale puoi farla cliccando sul tastino col dollarino, se vuoi abbonarti basta che vai nella home page e clicchi sul tastino abbonati. Quindi vediamo un attimino che cosa ci dicono. Allora, vediamo un po', scegliamo le prime tre carte. Le prime tre carte. Abbonati, perché vale la legge: se ti abboni diventi buona, e se sei già buona diventerai ancora più buona. Se non ti abboni sei cessa, o se sei buona eventualmente diventerai cessa. Allora, è interessante questo. Allora, in quest'area della tua vita non sai tutto. Cioè, ci sono dei punti oscuri, ci sono dei lati oscuri, ci sono dei lati oscuri che non ti permettono di vedere chiaramente le cose. Hai comunque la forza per affrontare la situazione e devi definire un obiettivo per poterlo raggiungere. Quindi cerca di portare luce alla tua ombra, cerca di fare luce, perché ci sono delle zone d'ombra in quest'area che tu hai scelto. Ma diciamo hai tutte le chance, tutte le carte, devi solo definire anche un obiettivo preciso da perseguire. Cerchiamo di approfondire anche questo cerchiamo di approfondire utilizzando i tarocchi di Marsiglia. Dai luce alla tua ombra. Tagliamo e vediamo le prime tre carte anche qua dei tarocchi di Marsiglia. Quindi devi fare un cambiamento in arrivo, cambiamento in arrivo per te. Abbiamo la torre tra l'altro uscita dritta, quindi si esprime al massimo della potenza, un cambiamento in arrivo. Abbiamo una figura che ti potrà aiutare nel gestire questo cambiamento, una figura carismatica. E comunque coltiva anche i tuoi sentimenti. Quindi in quest'area della tua vita ci sarà un cambiamento che però abbiamo visto prima, hai la forza di gestire, hai le capacità di gestire, anche perché avrai un appoggio che potrebbe essere una persona magari di una certa età, di una certa spiritualità, comunque una persona importante. E quindi questo è molto importante. Poi devi tenere presente un altro fatto fondamentale che comunque i sentimenti ci sono. Vediamo ancora adesso con le sibille di Lenormand, vediamo di identificare meglio tutto utilizzando le sibille di Lenormand. Quindi che cosa ti sta per accadere? Quindi grandi cambiamenti in quest'area della tua vita, enormi cambiamenti, ma avrai le possibilità di gestirli. Potrebbe essere anche un trasferimento, se fosse un cambio di lavoro, una relazione sentimentale affettiva,
che cambia, che si trasforma. Potrebbe anche essere meglio, ovviamente. Tagliamo le carte e scegliamo le prime tre carte delle Sibille. Allora, beh, in effetti direi che il cambiamento sarà sicuramente positivo perché abbiamo allora la prima carta che è il quadrifoglio, anche finire di lavorare, certo. Il quadrifoglio rappresenta fortuna, sorpresa, nuove speranze, una realizzazione. Quindi anche una persona paziente e emotiva. Poi abbiamo i pesci. Come dire, i pesciolini sono un'ottima cosa. Il pesce piace sempre alle malgascione, le seppioline piacciono anche ai malgascioni e il pesce porta buone novità. Ricchezza, abbondanza, guadagno, soldi, benessere, vittoria, porta fortuna, notizie positive, soddisfazioni personali, gratificazioni lavorative, un'unione positiva. Duratura, tranquilla, una buona amicizia, l'arrivo di una persona importante, comunque rappresenta una persona attraente, intelligente, pragmatica, sicura. Quindi i pesci portano veramente buone notizie fondamentalmente. E poi abbiamo l'anello. L'anello, anche qua, beh, il significato è simbolico, ma è un significato molto importante perché l'anello rappresenta l'unione, un impegno significativo, la solidità, l'armonia, un avanzamento professionale, affari importanti, regali di valore e comunque anche qua una persona fedele e sincera, quindi l'anello rappresenta un vissuto comunque positivo, per cui diciamo che questi cambiamenti, sirenette, esatto, questi cambiamenti portano dei risultati tutto sommato buoni, dei risultati positivi. Vediamo la sirenetta Green Apple. Vediamo che cosa ci dicono quali sono i consigli con i tarocchi Zen di Osho. Quali consigli ci danno i tarocchi Zen di Osho? Quali sono i consigli dei tarocchi Zen di Osho? E vediamo. Allora, beh, interessante questo. Allora, ci sono nuove possibilità, vecchia malgasciona, nuove possibilità. Anche un processo di guarigione, probabilmente una guarigione spirituale. Qua non so che area hai scelto nella tua vita. Ovviamente dovrai scendere un compromesso, fare un compromesso in generale, ma diciamo ci sono molte possibilità. Esatto, siete sirene lampeggianti oppure siete sirene dell'ambulanza, no? Quando le donne spesso possono essere sirene dell'ambulanza. Ah, mi ha fatto questo. Ah, mi ha fatto quello. Mi ha fatto quest'altro. Posso essere anche sirene dell'ambulanza. E questo è per la prima stesa che era la stesa del Buddha, la stesa del Buddha. Vediamo cosa ti sta per accadere e lo vediamo con la seconda stesa, la stesa della piramide, cosa ti sta per accadere? Vediamo che ci dice la stesa della piramide, cosa ti sta per accadere? Anche qua, come al solito, kakabicna, dicono i russi, che sarebbe poi come al solito, kakabicna. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi, gli arcani maggiori dei tarocchi. Vediamo che ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi. Cosa ti sta per accadere? Me la sono cercata. La sirena dell'ambulanza. La sirena dell'ambulanza. No! Vediamo. Tagliamo, scegliamo le prime tre carte. Oh, beh, direi che anche qua va molto bene, insomma, abbiamo forse ancora meglio perché
Comunque le persone hanno un giudizio positivo su di te, il giudizio su di te è positivo, hai tutte le chance, diciamo, di raggiungere la vittoria, devi solo cercare un equilibrio interiore tra la tua parte logica e tra la tua parte emotiva. E anche qua vengono di nuovo fuori le stelle, che comunque una bella carta, sono i progetti, diciamo, che devi portare avanti, i progetti che devi portare a termine. Quindi anche qua definisci degli obiettivi chiari, per sapere quali sono i tuoi progetti e portarli avanti nel tempo, quindi questo è un punto fondamentale. Quindi direi che le carte sono valide anche per questa stesa. Vediamo l'approfondimento con i tarocchi di Marsiglia, che ricordo sono tra i tarocchi più antichi della tarologia francese. E utilizzano, diciamo, ovviamente 78 carte. E li utilizzava Carl Gustav Jung. Tra l'altro ci sono anche dei tarocchi di Jung che però non sono riuscito a trovare. Adesso devo un po' vedere su Amazon se ci sono i tarocchi di Jung, che sono dei tarocchi interessanti. Adesso vediamo se li troverò. Allora, abbiamo le prime tre carte. Abbiamo allora la regina di spade, al contrario, il cavaliere di bastoni dritto e poi abbiamo dritto anche il tre di spade. E qua diciamo che tu vorresti trasgredire, ma non ci riesci. Cioè, devi imparare a trasgredire meglio, fondamentalmente. Comunque hai, diciamo, metti molta energia, molta passione. Se fossero relazioni sentimentali, affettive, passionali, beh, ci sarebbe molta passione e vorresti trasgredire un po' di più, ad esempio se fosse una relazione, ma in questo momento non ci stai riuscendo, quindi devi impegnarti un po' di più per trasgredire, devi impegnarti un po' di più per far qualcosa che ti possa portare dei vantaggi, che ti possa portare un aiuto. Quindi punta anche molto sulla trasgressione, non restare eccessivamente istituzionale, insomma, fai qualcosa che ti possa dare anche più emotività, perché la vita non è solo rigore e istituzione, anche se il rigore e le istituzioni sono importanti, però la vita è anche cambiamento, è anche, come dire, uscire fuori dalla zona di comfort, è anche fare delle cose che ci danno più intensità emotiva. Vediamo qualcosa con i tarocchi, le Sibille di Lenormand, che comunque sono molto positive, anche queste siete fortunati. Abbiamo il cavaliere, l'uno, il cavaliere, come al solito abbiamo già visto diverse volte, rappresenta novità, nuove idee, movimento, un cambiamento positivo, ma anche la determinazione, il coraggio. Il cavaliere è coraggioso, anche delle relazioni. Potrebbe essere una persona straniera, comunque una persona intelligente, dinamica, indipendente, intuitiva, impulsiva, riservata. Quindi i tempi sono più o meno lunghi, diciamo, da qualche giorno, diciamo, a qualche mese, quindi un po' variabili. Poi però abbiamo il 13 che rappresenta il fanciullo, quindi il fanciullo ha anche una carta positiva, rappresenta sempre una novità positiva, quindi manca la purezza, l'ingenuità, la spensieratezza, quindi cose che possono accadere e avranno una valenza positiva. E per finire il cuore, quindi ad esempio se hai scelto la parte sentimentale affettiva, il cuore rappresenta l'attrazione, rappresenta i sentimenti, affetti importanti, amore, amicizia anche però. Anche un colpo di fulmine, la dichiarazione di una persona, un periodo felice, fascino, tenerezza, fiducia, dolcezza, una persona sensibile, importante. Quindi direi che anche qua le cose stanno andando per il meglio, forse ancora meglio che nell'altra stesa. E quindi ti accadranno delle cose positive fondamentalmente nella tua vita, quindi, o quello che tu pensavi ti accadesse va per il meglio fondamentalmente. Vediamo dei suggerimenti per te da parte
degli arcani, no, degli arcani, dei tarocchi Zen di Osho, che possono portare anche qua qualche informazione utile. E infatti i tarocchi Zen ti dicono, come dire, non ancorarti al passato, diventa ricettivo e non proiettare sugli altri delle cose per cui gli altri non c'entrano niente. Quindi assumiti le responsabilità per le azioni che fai, per le azioni che farai. Assumersi le responsabilità è sempre un qualcosa di importante, un qualcosa di positivo. Ma veniamo alla terza stesa, che sarebbe la stesa della stele, la stesa della stele, cioè la terza stesa, la stesa della stele. E andiamo a vedere, mescoliamo le carte, mescoliamo le carte, vediamo che ci dice la stesa della stele. Mescoliamo le carte e vediamo che ci dice la stesa della stele. Mescoliamo le carte. Tagliamo, scegliamo le prime tre di carte. Ma io direi di bene e meglio. Abbiamo la ruota della fortuna, il sole, il giudizio positivo. Quindi diciamo che nell'area della tua vita, l'universo, diciamo che c'è un contrasto tra le forze del male negative e le forze del bene, cioè quelle forze vantaggiose a te che comunque vinceranno, splenderà il sole. Se fosse una relazione sentimentale affettiva, sarebbe una relazione importante alla luce del sole con una persona che esprime un giudizio positivo nei tuoi confronti. Quindi direi che le cose stanno girando. Queste tre stese, direi, hanno una continuità, per cui le persone collegate possono, diciamo, essere rassicurate da questo punto di vista che il loro progetto, la loro situazione sta sicuramente andando avanti per il meglio. Tagliamo, vediamo un approfondimento con i tarocchi di Marsiglia, vediamo che ci dicono in più i tarocchi di Marsiglia. E abbiamo dunque, abbiamo la regina di coppe, quindi regina e cavaliere di coppe, quindi amore, amore, amor che nulla amato, amore. E poi abbiamo anche il 7 di spade, che il 7 rappresenta anche un numero molto interessante, 7 chakra, le 7 piaghe, insomma il 7 è un numero ricorrente, quindi tenete presente che ci saranno sentimenti un po' contrastati, ecco, un po' contrastati da imparare a gestire un po' i sentimenti fondamentalmente. Cerchiamo ancora di penetrare più in profondità, come direbbe Tug, che non ci riesce ovviamente, a penetrare più in profondità con le Sibille di Lenormand. E scegliamo le prime tre carte, scegliamo le prime tre carte. Allora, abbiamo gli uccelli, che piacciono tanto alle malgascione, l'orso e poi però anche la, come dire, il fanciullo. Allora, gli uccelli non è che è una carta, poi gli uccelli è una carta neutra, diciamo, no? Rappresentano un po' di preoccupazioni, no? Un po' di incomprensioni. Ecco, fai attenzione ai pettegolezzi e all'invidia, perché gli uccelli rappresentano anche pettegolezze, invidie, calunnie, quindi fai un po' attenzione nell'area, diciamo, a non credere, diciamo, ai pettegolezzi, non credere alle invidie, fai attenzione, ci sono persone invidiose, stai avendo successo. Poi abbiamo anche però l'orso, che invece rappresenta solidità, coraggio, potenza, intelligenza costruttiva, resistenza, energia, appoggio e anche la superiorità. L'orso è anche abbastanza isolato, però rappresenta anche un luogo tranquillo, il consolidamento di una relazione, insomma. Come dire, fottitene delle maldicenze e concentrati su quello che ti va. In modo puro, perché abbiamo il fanciullo, in modo puro, in modo, diciamo, un nuovo inizio, una speranza. Quindi molto positiva anche questa. L'unica cosa, fai attenzione un po' alle maldicenze, fai attenzione un po' alle malelingue, diciamo così. E vediamo ancora cosa ci dicono. No, i tarocchi
Zen di Osho, vediamo che ci dicono in più i tarocchi Zen di Osho, qualche suggerimento per te. Ricordo a tutti di iscrivervi al canale, attivate la campanella, seguite il video su tutti i canali YouTube. Tagliamo e scegliamo le prime tre carte, abbonatevi al canale. Allora, di nuovo, non collegarti troppo al passato, avrai una rinascita e togliti tutti i gravami che ti pesano, quindi lascia andare tutte le cose negative e cerca di vivere il positivo. Bene, bene, questo giro è fatto, mettete un like, condividete il video con tutti i vostri amici, iscrivetevi e abbonatevi al canale. Bene.